Professore, con quale prospettiva avete affrontato il tema della inclusività della valorizzazione? Il tema dell'inclusione nell'ambito della valorizzazione è un tema che è per forza incluso nella misura in cui la valorizzazione deve essere fatta affinché la conoscenza del patrimonio culturale possa essere diventi dominio di ogni persona e quindi escludere qualcuno dal tema della valorizzazione vuol dire di fatto negare la valorizzazione stessa del patrimonio culturale. Come vede la collocazione delle metodologie in uso in Italia rispetto al panorama e al dibattito internazionale? Qua io credo di dover essere un po' controcorrente rispetto a quello che spesso noi italiani di tante cose che ci sono all'estero. Io credo che nell'ambito proprio culturale, dei beni culturali, tenuto conto che poi sono tantissimi in Italia, e questa è una fortuna ovviamente, siamo collocati bene nella misura in cui molti siti sono e monumenti sono accessibili, ma lo sono con una cura che fa parte del DNA italiano e quindi con progetti di qualità che ben si armonizzano nell'ambito del bene su cui si opera e quindi credo di poter dire che in questo campo abbiamo da insegnare all'estero. Abbiamo molto da fare evidentemente, ma il nostro approccio ai beni culturali, anche per quanto riguarda il tema dell'accessibilità, credo di poter dire che sia eccellente.